Allora direi di passare la parola a Marianella Scavi, che è una sociologa del Movimento Europeo di Azione Non Violenta, si è laureata in sociologia nel 1958 all'Università di Studi di Trento, dall'84 al 92 ha vissuto a New York, dove ha condotto esperienze dirette con i nuovi pionieri urbani del sud del Bronx. Tornato in Italia, ha insegnato al Politecnico di Milano, affiancando all'insegnamento l'attività di consulenza in programmi di risanamento dei quartieri in crisi. Quindi ha una grossa esperienza anche sulla composizione, chiamiamola, dei conflitti urbani, e ovviamente in questo ultimo periodo è particolarmente impegnata nel rapporto con i paesi belligeranti. È tornata da poco, tra l'altro, da una visita in Ucraina, ma direi che la cosa migliore è passare la parola a lei. Marianella, se vuoi prendere la parola. Allora, intanto io mi sono arrivato al 58, perché sono andato a 158. Diciamo che io faccio parte, sono delle fondatrici di questo movimento europeo di azione non violenta, che è un movimento che ha messo insieme delle competenze. La competenza mia, che è una competenza di una persona che da 40 anni si occupa di gestione creativa dei conflitti e che quindi di fronte anche alla guerra, all'aggressione in ex Jugoslavia, si chiede, primo, come si faceva ad evitare questo. Cioè, quindi concretamente cosa si poteva fare, quali erano i passi, tanto che c'era una zona, un territorio di conflitto, che questo conflitto era in escalation. Come si poteva intervenire per evitare l'escalation e trasformare questo conflitto in una modalità di progettazione positiva per le persone che lo abitano e per le istituzioni coinvolte? Prima domanda. Seconda domanda, come si arriva a un negoziato capace di non perpetuare il conflitto che ha causato questa guerra. Quindi, queste sono le due domande di fondo. Il movimento è nato con queste mie competenze e un gruppo di realtà italiane con le quali io peraltro collaboravo da anni, che sono fondamentalmente il circuito dei piccoli comuni del welcome, che sono sono un gruppo di persone guidate da Angelo Moretti, di Benevento, del Sale della Terra, eccetera, che sono molto impegnati e hanno dimostrato di essere molto bravi nell'affrontare problemi complessi in modo efficace. Sono riusciti a dare lavoro a giovani immigrati, giovani disoccupati locali, in tutta questa serie di comuni, hanno affrontato problemi che altrove si guarda dall'altra parte, non si riescono a guardare, invece sono bravi, hanno un interesse per una democrazia deliberativa, che è quella di cui mi occupo io, per questo abbiamo collaborato. Quindi abbiamo messo insieme una capacità di gestione concreta dei problemi sul territorio, su dei territori precisi, e un pensiero, un'analisi della conflitti, insieme abbiamo deciso facciamo qualcosa per l'Ucraina. Quindi questo è il nostro approccio. Ed è un approccio che dice, e in questo c'è una differenza tra il mio intervento e quello di quelli che ho sentito finora, anche se mi sono tutti molto simpatici, tra l'altro l'ambasciatore Sergio Romano è una professore con la quale ho collaborato e che stimo moltissimo e condivido assolutamente quello che ha detto, ma è differente perché la nostra posizione è per capire cosa sta succedendo e per avere delle idee concrete su cosa si può fare. Ovviamente per evitare questa guerra, tutte le guerre, bisogna andare lì. Questa è la prima cosa. Cioè, se uno non va lì
e non si mette a fianco e non vede quella gente lì, e non si mette al loro fianco e non cerca di capire come, in che condizioni si trovano e non si chiede insieme a loro cosa possiamo fare concretamente, sono delle parole che, per esempio, come l'intervento di Elio Pagani appena fatto, spaventano, perché si mette di fronte a una spinza di catastrofi che appaiono assolutamente inevitabili, cosa fare, perché non è certo che rispetto a tutto quell'elenco che poteva continuare un mese di cose assolutamente vere, catastrofiche che ci sono nel mondo, tu fai l'esposto legale oppure chiedi che l'ONU si riformi questa è una soluzione, no? Cioè, non è una risposta, è una cosa desiderabile. Cioè, se in questo approccio, e anche in quello di Agostinelli, che pure con i suoi cinque nipotini è molto simpatico, una ingenuità, secondo me, di chi pensa che, siccome che basta che la gente si renda conto che bisogna evitare la catastrofe, perché diventi razionale e cambi idea e chiede ai governi di cambiare idea. Questo è un pensiero estremamente semplicissimo, non è così che funziona la mente umana, no? Non è così che in realtà c'è tutto un sapere della convivenza, della complessità della convivenza che deve essere messo in atto, che, cioè, che esiste, non è che me lo invento io, ma insomma che deve essere messo in atto. Quindi io vorrei, prima di tutto penso che prima di dire qual è la soluzione, quando si gestione dei problemi, gestione creativa dei conflitti e dei problemi, uno lo ricorda, la prima cosa da evitare è cercare la soluzione. Prima di cercare la soluzione cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Quindi per capire cosa stiamo parlando, appunto, vuol dire intanto andare lì e cercare di ascoltare queste persone, vedere chi sono, no? E tutte queste idee su quanto sono nazisti, sono cose, eccetera. Ovviamente in ogni società c'è di tutto, no? Però appunto la gente che noi abbiamo incontrato è gente, io ho mandato un piccolo video che a me piace molto, se volete farlo vedere, perché è un video che è molto, dà l'idea precisa del tipo di persone che io sono già stato 4 volte in Ucraina e continuo ad andarci. Ormai abbiamo stabilito i rapporti di grande solidarietà e collaborazione con una serie di associazioni che operano nella società civile, nell'emergenza, con l'Ufficio Apostolico, con una serie di anche amministratori locali, eccetera, no? Quindi abbiamo una rete importante di relazioni che ci stupisce noi stessi, perché noi siamo 4 gatti e invece otteniamo una risposta totalmente sproporzionata rispetto alle nostre forze e anche alla nostra presenza politica, in realtà, no? Abbiamo una presenza marginale in Italia e quando andiamo in Ucraina siamo stati ultimamente ospitati e abbiamo avuto un rapporto con membri del Parlamento ucraino e adesso vi dico subito, prima di far vedere il video, due proposte che ultimamente stiamo lavorando ultimamente sono: prima, fare una conferenza a Kiev sui corpi civili di pace, dove sono la stessa società civile ucraina che chiede che questi vengano istituiti a livello europeo, perché i corpi civili di pace avrebbero potuto evitare l'escalation bomb. Siccome stanno pagando col sangue con il disastro, con l'angoscia, questa aggressione, sono i primi che hanno interesse ad avere un'Europa dotata in parte di un proprio esercito, perché sennò la NATO non la abolisci, e in parte, e specialmente, dei corpi civili di pace, che sono, se volete quello italiano, sono una, io ho mandato anche un documento,
con qualche pagina che ho scritto sopra come funzionano, eccetera. Quindi i codici di pace sono una struttura, un dispositivo che interviene nelle zone di crisi, di disastro urbano, di disastro conflittuale, per collegarsi con la popolazione civile e insieme a quella parte della popolazione civile che accetta di non essere schierata con uno o con l'altro, che sono tanti, ci sono le donne, ci sono gli anziani, ci sono una serie di giovani, eccetera, mettere in piedi un progetto che affronti i problemi della convivenza locale, con i fondi, deve essere assolutamente finanziata e avere l'autorevolezza politica per farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono le cose che Alessandria aveva proposto per la Circuslavia, quindi l'idea è che io ho fatto parte dell'associazione con Alessandria per molti anni, e la ripresa di questa proposta di Alessandria che adesso diventa ancora più importante. La prima proposta che facciamo è questa, quindi diciamo che in settembre si dovrebbe organizzare questa conferenza in cui coloro che hanno fatto parte delle missioni di pace che ci sono in Europa, che dopo la proposta anche sono state parte, coloro che hanno fatto questa esperienza vengono e raccontano la loro esperienza e cercano di dire come mai, cosa manca perché sia più efficace. Dobbiamo fare una finire questa conferenza, abbiamo invitato i parlamentari europei a questa conferenza, venire ad ascoltare per capire cosa devono fare, e 22 hanno già firmato questa nostra proposta, quindi abbiamo una, e c'era anche una parlamentare finlandese che l'ha già fatto per conto suo questa proposta alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo, quindi ci fa molto piacere di non essere i soli a parlare di queste cose qua, e lei verrà a Kiev. Questa è la prima proposta. L'altra che mi interessa comunicarvi, perché vorrei che voi foste, è la proposta di una cartina della pace da fare il 23 settembre, per ora la data è quella, il 23 settembre in 22 località ucraine. Questo l'abbiamo deciso in un incontro con il coordinamento delle realtà locali ucraine che abbiamo avuto per un'intera giornata, che dicendo, siccome gli ucraini nel 90 hanno fatto una catena della pace di 700 km, cioè mano a mano, per indicare la loro volontà di indipendenza dalla URSS, e poi l'anno dopo c'è stato il referendum e il 90% ha votato per l'indipendenza, quindi questo stato di Ucraina esiste, non è totalmente strumentalizzata dagli americani o da qualche un altro, sono delle persone che riescono a vivere senza bisogno di essere strumentalizzate né da uno né dall'altro, ci sono pure strumentalizzati, ma non sono, diciamo, quelli che noi incontriamo e non sono la maggioranza. Allora, siccome c'era questo precedente di questa catena umana che è andata da Kiev a Leopoli, con donne, bambini, anziani, tutti di mano nella mano, con un'unica catena che per indicare vogliamo l'indipendenza, su questa base abbiamo proposto, dentro la zona di guerra, quindi una situazione diversa da quella di allora, di fare un'altra catena della pace. Abbiamo discusso di nuovo come si fa a fare una catena della pace dentro una zona che è in guerra, e l'idea è che invece di fare la catena, perché se non parevano i missili, fai una serie di anelli, no? Quindi in ognuno di questi 20 posti, che più o meno stanno cercando di loro, stanno individuando laddove la popolazione civile voglia di farlo, ma loro ci dicevano la catena sarà doppia, dicevano, a noi questa cosa interessa moltissimo, è importantissima per noi. In queste località ci sarà la popolazione civile che fa una specie di cerchio, no? Di grande cerchio, nel localmente, e verranno raggiunti da rappresentanti della società civile europea. Quindi noi abbiamo intenzione di portare 200-250 persone europei che vanno in Ucraina a fare localmente la catena della pace in tutti questi posti. Poi ci sarà un grande video nel quale tutti questi anelli saranno collegati virtualmente con un'unica catena verde, eccetera. E se fosse possibile, adesso io sono qua a Nantes, adesso in Francia, cercherò anche di vedere con la gente che conosco qua, organizzare anche nelle varie città europee una cosa analoga,
quindi pare alla fine di settembre questo grande momento di anelli di pace in cui ognuno, cioè ucraini e sociali europea in Ucraina, nelle città europee ci saranno anche i russi dissidenti, i bielorussi dissidenti con i quali siamo in contatto, che sono contro l'aggressione, contro la guerra, no? Quindi, mentre in Ucraina questo è più difficile, in Russia poi non se ne parla neanche, cioè ci piacerebbe moltissimo farlo anche in Russia, ma non ci sembra proprio che sia proponibile, però vorremmo anche, tanto siamo abbastanza sicuri che non si potrà fare. Quindi queste sono le due iniziative che proponiamo, e adesso vi vorrei far vedere questo video perché mi sembra veramente molto importante che vi rendiate conto che la gente che noi incontriamo quando andiamo lì è come quella che vedete in questo video, no? Abbiamo costruito un villaggio della pace a Brovary, che è uno dei paesi che congiungono Kiev con la Bielorussia. Sulla strada da Kiev alla Bielorussia ci sono Bucha, ci sono tutti questi paesi, che sono quelli che sono stati devastati dal primo tentativo di invasione, quando si tentava di prendere l'intera Ucraina, di arrivare a Kiev, per le strade Zelensky, eccetera, no? E tutti questi paesi che poi ci portano sempre a vedere perché vogliono che tocchiamo con mano l'angoscia, il disastro che terribile che è successo in questi posti, no? Allora, dove ci sono anche i murali, i Banski, tutte queste cose qua. In ognuno di questi posti ci portano a vedere, noi incontriamo delle persone che sono, come questi qui che vedrete, persone che suonavano, dei musicisti, degli atleti, cioè sono persone, dei medici, no? Che a questo punto quasi dedicano gran parte del loro tempo all'emergenza, a cercare di dare una mano alla popolazione civile. Però loro con uno spirito addirittura poetico che io qui invito a vedere, perché uno deve capire questa complessità della situazione, non può semplificarla in stereotipi, no? Quindi vediamo questo video. Il video è sopra, è fatto da un gruppo di... Dai, se possiamo inviare il film... Vedete, il video nasce dal fatto che c'è un gestore di una palestra di box in uno di questi paesi verso la Bielorussia che è stato preso e fucilato dai russi quando sono arrivati, no? Perché li hanno trattati male. Gli amici della palestra e i colleghi hanno fatto questo video e io vi invito a vederlo, perché fa vedere come reagisce la società a una situazione del genere. Присвячено пам'яті Олексія Джунківського, вихованця клубу «Спартак Поділ», майстра спорту міжнародного класу з боксу, 28 березня 2022 року розстріляного російськими окупантами в Ірпені. Thank you.
persona che ha guidato la costruzione del bilancio di pace a Brovary e uno che ha vinto la gara in motocicletta da Parigi alla Dakar. Cioè, sono tutte persone che sono molto attive nella società, per i fatti loro, e che poi a un certo punto, come questi qui, danno indietro il violino e si prendono il fucile, no? Però non è che potete dire che questi qui sono manipolati. Questa gente che sceglie, che pensa che questo è quello che in quel momento devono fare, non sono stato felice di farlo come potete immaginare, però penso che questo è fatto e su questo vanno rispettati e va capito, perché altrimenti non capiamo più nulla, no? Quindi questo qui è il punto che secondo me va discusso. E poi l'altra cosa, se volete, importante è questa: quando discutiamo di conflitti dobbiamo sempre metterci dentro personalmente e assumerci le nostre responsabilità. Cioè, ogni volta che ti parli di un conflitto e si risolve dando la colpa a Pinco, Pallino, grande o piccolo, abbiamo evitato di vedere la complessità in cui ci troviamo. Quindi, per esempio, tutto il discorso sopra quando il fatto di Varsavia è sparito, è stato eliminato, mentre NATO è rimasta, il discorso che ha fatto Sergio Romano è quasi d'accordissimo. Noi cosa possiamo fare? Possiamo veramente invitarci a chiedere in generale la rifondazione dell'ONU? Perché noi siamo europei intanto, no? E abbiamo molto più vicino rispetto all'ONU, eccetera, va benissimo, tutte queste cose non le può chiedere, non ha nessuno chiedere, è anche giusto, compreso la fine degli armamenti nucleari, tutte queste cose qua, fermiamole e va bene. Però delle cose concrete che possiamo fare è andare al Parlamento europeo, come abbiamo fatto per esempio, no? E chiedere che l'Europa diventi per davvero uno Stato federale capace di avere nel mondo, al proprio interno e nel mondo, un ruolo di gestione creativa dei conflitti, di mediazione dei conflitti, di capace di evitare l'escalation. Noi abbiamo bisogno nel mondo anche di un continente che ha e anche quindi vuol dire essere prendere le distanze dagli Stati Uniti d'America, su questo non c'è nessun dubbio, no? E anche dalla NATO, ma non sono cose automatiche, non è che non sono decisioni che si prendono a votazione, no? Devi costruire le condizioni perché possa funzionare una macchina diversa in un modo diverso. Quindi sono molto più complesse, non mai riducibili a scelgo A o non A, no? Cioè, quindi su questo penso che dobbiamo parlare, dobbiamo essere. Quindi la prima cosa è quello che noi chiediamo è un'Europa diversa. Noi siamo andati ai parlamentari europei e abbiamo detto, cari signori, l'Europa siete voi, no? Smettete di. Loro si lamentano perché sono costretti a discutere armi o non armi. Oh, siete qui, discutete che altro tipo di Europa si può fare oggi. Cosa sta succedendo in Europa che ci permette di pensare che oggi sia all'ordine del giorno un'Europa federale, veramente un'Europa dei cittadini con una democrazia che funziona meglio di quella puramente rappresentativa che ultima volta ogni 5-6 anni, eccetera. E questi sono temi assolutamente fondamentali e collegati con l'evitamento delle guerre attuali e nel futuro, insomma.